Buonasera a tutti, buonasera al pubblico di questo pomeriggio. Questa iniziativa è un'iniziativa che abbiamo voluto organizzare come Biblioteca Comunale di Cervia e come Archivio Storico Comunale insieme per dare un'occasione a tutti i curiosi, interessati, per approfondire o ripassare la storia di Cervia. L'abbiamo divisa in tre momenti, in tre episodi, e l'abbiamo intitolata La storia di Cervia per principianti. A parlarci del secondo episodio di questa storia c'è oggi pomeriggio, come anche lunedì scorso, Jacopo Rossi, un giovane studente e appassionato di storia di Cervia, e Cristina Poni, che lo intervisterà e lo accompagnerà in questa conversazione, responsabile dell'archivio storico. Io come biblioteca non posso che ringraziare tutti voi che siete in ascolto, non posso che ringraziare per la disponibilità e per l'entusiasmo sia Jacopo che Cristina che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Il pomeriggio di oggi ha per oggetto il racconto del passaggio della nascita di Cervia, che si trova quando ancora si trovava nella zona tra le saline, e il passaggio da Cervia Vecchia alla nuova Cervia così come noi la conosciamo, quindi nel sito in cui è ubicata attualmente. Non voglio anticiparvi nulla, lascio la parola ai nostri relatori e vi auguro buon ascolto. Grazie Brunella di questa introduzione. Niente, oggi si ricominciava questo lungo racconto delle vicende del nostro territorio. La volta scorsa con Jacopo siamo rimasti alla citazione che fa Dante, della situazione di Cervia rispetto a Ravenna e oggi prendiamo piede da questo periodo. Si tratta di un periodo più breve rispetto a quello affrontato la scorsa settimana, però è decisamente denso di eventi, soprattutto la prima parte in cui si avventurerà Jacopo, perché parliamo degli anni che vanno appunto dal XIV al XVI secolo. Anni in cui Cervia, secoli addirittura, in cui Cervia si trova al centro di diverse contese e di interessi difformi fra diverse città, vicine a noi come Ravenna o Cesena, ma anche più lontane come con Venezia. E questo periodo si conclude con il momento in cui Cervia entrerà, col consolidamento dello Stato Pontificio, entrerà in modo definitivo. Diciamo, all'interno dello stato della Chiesa. Quindi, niente, dopo questo brevissimo rassunto, lascio Jacopo ad avventurarsi in questo periodo decisamente molto complicato e, insomma, prego Bene, Jacopo, se vuoi posso iniziare allora. guidarci in questa situazione piuttosto complessa, a dire il vero. Sì, complessa che però comunque ha un filo logico molto più nitido e chiaro rispetto all'appuntamento del lunedì scorso, perché appunto in questi, diciamo, 3 secoli, come hai detto tu, vi è un susseguirsi lineare di diverse mini fasi. La prima, che è quella, dei da Polenta, che, riguarda e ricomprende praticamente tutto il XIV secolo, quindi il 1300, si caratterizza per la gestione del territorio cervese, sotto la famiglia appunto dei Polentani, quindi un'egemonia ravennate sul territorio. È un periodo comunque molto sfumato perché in base alle ricerche effettuate presso l'archivio apostolico Ravennate, i documenti non appaiono in una quantità netta e grande rispetto anche al periodo precedente. Alcuni ipotizzano anche che questo è dovuto alla mancanza di presa di potere effettivo del vescovo di Ravenna sul territorio, perché infatti in questo periodo vi è una forte presenza laica per quanto riguarda la gestione di Cervia e del Cervese, e di conseguenza
il potere della Chiesa è un potere indiretto. Non a caso i da Polenta e poi successivamente i Malatesta hanno il titolo di vicari in temporalibus. La signoria di da Polenta dura fino al 1383, in quanto in quell'anno vi è un passaggio di consegne, poiché la famiglia Ravennate si era schierata in favore dell'antipapa di Avignone, quindi contro il papa di Roma, perdendo la sua prerogativa di vicario. Il papa di Roma ovviamente si vendica di fronte a questo tradimento e affida le sorti di Cervia del Cervese ai Malatesta. Malatesta che comunque avevano nel periodo precedente un rapporto sia dal punto di vista economico-politico sia anche dinastico con gli stessi da Polenta. Quindi diciamo che non vi è una frattura dolorosa tra il prima e il dopo. I Malatesta ricevono una cittadina avviata nella propria identità di città produttrice del sale, insomma, che anche se nella carta al titolo di Civitas, in quel momento è più che altro una civitatuncola, come viene definita, perché in questo periodo, quindi fine 1300, primi del 400, vengono contati circa 390 fumantes, fumantes nel senso che erano i soggetti tenuti a pagare la gabella del fumo per garantire l'istituzione pubblica, in favore dell'istituzione pubblica. Del fumo nel senso che il camino, scusa Jacopo, sì. Il fumo nel senso del camino e si identifica il concetto del camino acceso come il fatto che fossero in qualche modo costituissero in qualche modo una famiglia, esatto. A prescindere dal numero dei componenti, insomma. Esatto, quindi comunque è un numero abbastanza limitato di abitanti. Mm-hmm. E questo non è visto in maniera favorevole da parte dei Malatesta, perché la famiglia stessa vuole investire nella città di Cervia e nella Salina, anche perché comunque i Malatesta non sono gli ultimi venuti, insomma, avevano accumulato anche un'esperienza di sfruttamento e di commercio del sale nei loro possedimenti marchigiani. E quindi di conseguenza nei decenni successivi cercano innanzitutto di ripopolare la comunità cervese e poi di investire nelle infrastrutture stesse. Addirittura nel 1452 Novello Malatesta riesce ad ottenere dal pontefice di annettere il territorio di Cervia direttamente con quello di Cesena. Questo comunque è un evento effimero, perché lo stesso Novello Malatesta, il quale partecipa a un certo numero di guerre, non è un signore, possiamo dire, pacifico, quindi è abbastanza dispendioso dal punto di vista della spesa bellica, si ritrova in una condizione di aver contratto forti debiti. Come vengono ripianati questi debiti? Novello Malatesta decide di vendere la città e le saline all'offerente, diciamo, più ricco e in quel momento più interessato a questo territorio, cioè alla Repubblica di Venezia. Infatti i veneziani avevano già preso il controllo di Ravenna e del Ravennate e gli mancava questo tassello. Naturalmente il Papa, lo Stato della Chiesa, non è d'accordo. Ma in questo momento, quindi siamo nella metà del 1400, le energie pontificie sono spese in altri fronti. Infatti siamo sotto il pontificato di Pio II, il quale cerca di arginare l'invasione turca dei Balcani. Quindi in questo momento non può intervenire per rivendicare concretamente il possesso di Cervia. Ovviamente Venezia ne approfitta e fin da subito instaura una presenza concreta a Cervia. Infatti vi installa una guarnigione militare e ha l'accorgimento di cambiare la classe dirigente del periodo, perché o nomina delle persone, dei funzionari che sono veneziani,
e quindi etnicamente veneziani, possiamo dire, oppure sostituisce le persone precedentemente fedeli ai Malatesta con delle persone che invece vedono, per interessi politici o economici, la Repubblica di San Marco. Il periodo veneziano dura fino a circa 1509, possiamo andare avanti con le slide, e qui si nota la cartina geopolitica del periodo molto frazionata, dura fino al 1509 e lascia un segno nella stessa comunità cervese, perché in base agli atti notarili del periodo si nota una presenza dei cosiddetti schiavoni, che era il termine con cui nel 400 e anche nel 500 si indicavano gli slavi. Gli schiavoni erano infatti la forza prevalentemente militare della Repubblica di Venezia, e venivano arruolati nella vicina Dalmazia, quindi nel territorio dell'odierna Croazia. Questi atti notarili del Cervese possiamo dire che riportano degli indizi su questa presenza, come ad esempio un testamento redatto in favore di un tale di Durazzo, che praticamente cede un cero, una candela votiva, a questa cosiddetta Societas Sclavorum, e quindi una vera e propria comunità di schiavoni che si raccoglievano sotto la contrada cosiddetta di San Giorgio. E questo è un altro indizio, perché il santo, San Giorgio, la figura del santo, era ed è comunque venerata in maniera rilevante nell'odierna Croazia e nell'area balcanica slava. I veneziani, tuttavia, incontrano con l'inizio del Cinquecento determinate difficoltà nel tenere il territorio di Cervia, inizialmente perché a Cesena si instaura la signoria, anche se breve, del Valentino, il Duca Valentino, che era Cesare Borgia, il quale si voleva ritagliare un proprio dominio personale nell'area romagnola, e iniziando tra l'altro vari episodi bellici, in cui in un primo momento Venezia sembra disinteressata e passiva nel reagire a queste azioni. Addirittura si segnalano della incuria, della mancanza di manutenzione e tutela dell'assetto difensivo di Cervia. Poi tuttavia, nel corso di pochi anni, la politica veneziana cambia forse in maniera tardiva, perché si ha un tentativo di rivalorizzare Cervia e le saline. Addirittura c'era il progetto di cancellare o comunque di danneggiare in maniera grave e irreversibile la salina di Cesenatico, per poter creare un danno a Cesena e per trarne profitto. Questo cambiamento di politica veneziana è effimero, perché si forma nel 1519 una lega, possiamo dire internazionale, tra stati contro la sola Venezia. E non parliamo di stati piccoli, ma parliamo del Sacro Romano Impero, parliamo del Regno di Spagna, del Regno di Francia e dello Stato della Chiesa, in cui in quel tempo regge il Soglio di Pietro Papa Giulio II, che ha un carattere molto energico e molto bellicoso e vuole riprendersi appunto questi territori. Infatti un motto che circolava in quel periodo nella corte papale era quello che vale di più e si ottiene di più dalla piccola Cerviola che dall'intera Romagnola, tradotto dal latino in una maniera un po' grezza. E si riesce appunto, con la sconfitta militare dei veneziani, a riprendere, per quanto riguarda la Chiesa, il pieno controllo, il controllo diretto di questo territorio di Cervia. Naturalmente Papa Giulio II non vuole che i veneziani o qualche altro concorrente possano riottenere il controllo di questo territorio,
e quindi cerca di legare con relazioni strette la città di Cervia e le altre città romagnole alla sua figura e stipula dei cosiddetti atti di dedizione tra le varie comunità, con le varie comunità. Per quanto riguarda Cervia, noi abbiamo la bolla papale del 1511, di cui qui nella slide abbiamo una copia, possiamo dire, un po' approssimata, in cui, seguendo il motto Patti chiari amicizia lunga, praticamente la comunità di Cervia si sottomette al pontefice in cambio di determinate concessioni. Innanzitutto si avrà un rapporto diretto con Roma, non più mediato da signorie o da altre città. Quindi scordiamoci intermediari come famiglie nobiliari come da Polento e Malatesta o città come la stessa Ravenna, perché appunto si avrà una relazione diretta anche per quanto riguarda la gestione delle saline, che infatti i Cervesi avranno come riferimento la tesoreria di Romagna, la quale avrà il compito di gestire e smerciare, possiamo dire, vendere il sale estratto nelle saline di Cervia. Questo lo farà utilizzando anche dei aiutanti, degli ausiliari, che tuttavia prenderanno piano piano una sorta di sopravvento. Perché se noi andiamo ad analizzare la situazione del 1500 e poi i primi anni del 1600, troviamo che la comunità di Cervia, nonostante la grande produzione di sale, non ottiene dei grandi benefici economici, non ottiene quindi un certo benessere, un certo ritorno della ricchezza, il quale rimane nella gestione appunto della tesoreria di Romagna e dei soggetti che girano, che ruotano attorno a questa figura pubblica pontificia. E possiamo dire che in questo momento si crea una situazione che non beneficia Cervia e pone le premesse per una situazione di nuova decadenza, di degenerazione che caratterizzerà il 1600. Sì, infatti dunque, quello che è emerso fino adesso è che, soprattutto proprio in questo periodo, la storia di Cervia, tutto l'interesse che c'è intorno a Cervia è proprio relativo alla presenza della produzione del sale, che, come è stato ricordato più volte, era un elemento di grande rilevanza, soprattutto per quello che, vabbè, al di là di quello che era l'uso per l'alimentazione, ma era anche uno degli elementi principali che si usava poi nella conservazione dei prodotti, delle derrate alimentari. Tanto per dire, per l'uso per realizzare il formaggio, anche salumi, insomma. E quindi era una cosa che aveva una grande rilevanza commerciale. Ed era anche uno strumento che consentiva di avere dei grandi ritorni. Addirittura sono stati fatti dei calcoli per cui gli investimenti che venivano fatti sulle saline alla fine portavano delle rese intorno al 400%. Quindi potete immaginare che razza di quale tipo di interesse ci potesse essere. Questo spiega perché, pur essendo una comunità, quella di Cervia, abbiamo visto comunque sempre piccola per dimensioni e anche piuttosto marginale rispetto a quelle che possono essere altre vie di comunicazione, insomma, si trovava sempre ad essere uno degli elementi in gioco come all'interno di quelle che erano le dinamiche sia locali che su un'area un pochino più vasta, come appunto Venezia e Roma. Venezia poi ci voleva ricordare che ci ha lasciato in eredità un elemento molto importante per la nostra identità cittadina, che è lo Sposalizio del Mare. La leggenda riporta la vicenda di questo vescovo di ritorno da Venezia che compie questo gesto di donare l'anello per placare le onde. Sicuramente è un elemento che può essere fatto risalire a quell'epoca, o comunque questo tipo di rapporto e relazione fra Cervia e
Venezia. Tra l'altro, curiosamente, Cervi ha mantenuto questa tradizione attiva, comunque attiva, quando a Venezia ancora non era andata persa, è stata recuperata solo negli ultimi decenni. Comunque poi insomma si viene a delineare con tutto il Cinquecento tutta un'altra situazione per Cervia, che è quella di assoggettamento ad una un'autorità precisa, e però ancora, come diceva, come tu raccontavi Jacopo, i cervesi ancora sono soggetti e non protagonisti della produzione del sale, perlomeno del suo commercio. Tanto più che negli anni successivi a volte vengono testimoniate delle situazioni che fanno quasi pensare un po' al colonialismo moderno, cioè un intenso sfruttamento di una risorsa ambientale senza alcun ritorno concreto per i cittadini. E su questo poi si abbatte anche una situazione particolarmente complicata che si viene a delineare proprio nel secolo successivo, nel XVII secolo, giusto? Sì, perché appunto a questa situazione di mancato rientro economico si somma una situazione di aggravamento delle condizioni ambientali dello stesso territorio cervese, perché innanzitutto la stessa comunità di Cervia rimane una comunità limitata e che non cresce dal punto di vista della popolazione. Questo comporta che le energie spese nella lavorazione in salina sono sia concentrate esclusivamente al lavoro di estrazione, sia anche che poi manca il lavoro e la manodopera per fare la manutenzione degli stessi canali, delle stesse vasche, insomma. Di conseguenza si ha un ulteriore impaludamento del territorio di Cervia, circondato appunto dalle saline, della zona di Cervia Vecchia, e si ha un mutamento delle stesse condizioni ambientali, che non dipendono dalla mano dell'uomo, insomma, perché un fenomeno molto interessante è che in questo periodo la linea della costa inizia ad avanzare in una maniera rilevante, tanto che crea ulteriore disagio alla vita degli abitanti di Cervia Vecchia, perché se prima magari i venti che venivano dal mare potevano spazzare via le condizioni di malaria descritta dalle cronache proprio nel senso di male d'aria, in questo momento non si ha più questa condizione, e questo comporta una sempre maggiore insofferenza del vivere nella, diciamo, geograficamente nella stessa Cervia, e a partire dal 1630 iniziano tramite il Consiglio degli Anziani Cervesi vari appelli verso l'autorità pontificia nel chiedere, a partire dal 1634 in particolare, lo spostamento della città in un luogo più salubre, in questo caso vicino alla riva del mare. Inizialmente l'autorità pontificia non accoglie subito queste richieste, perché il 1600 è comunque un periodo particolare dal punto di vista internazionale, in cui l'Europa è sconvolta da varie guerre e da varie pestilenze, e non si può pensare di fare un investimento così oneroso. Tuttavia si ha un miglioramento verso la fine del 1600, e lo Stato Pontificio, anche perché aumenta con la situazione di ritrovato benessere delle varie comunità, in particolare italiane, aumenta la domanda di sale. Lo Stato Pontificio di conseguenza deve intervenire in qualche modo. Inizialmente interviene con delle mere attività manutentive, quindi il rifacimento ad esempio del porto canale con il miglioramento delle palate, che erano dei pali di pino conficcati negli argini per evitare l'interramento del canale, e poi successivamente, anche perché vengono ripetute queste richieste di spostare la città, si ha con Innocenzo XII
un chirografo, la firma di un chirografo nel 1697, in cui si autorizza un progetto, un nuovo progetto per la città di Cervia, che ha un qualcosa di innovativo, di, possiamo dire anche di rivoluzionario, perché prevede di smontare la città vecchia, quindi Cervia vecchia collocata in mezzo alle saline, e di utilizzare il materiale per costruire la nuova città. Inoltre è un progetto anche molto ambizioso, perché riprende una linea di tendenza che si ha nell'architettura del periodo, cioè di elaborare delle città costruite da zero, e quindi di pianificare dall'inizio fino alla fine un'intera città che non si è formata, diciamo, nel corso dei secoli, quindi un intervento su un terreno vergine, come è appunto il terreno in riva al mare per quanto riguarda Cervia Nuova. Qui possiamo vedere prima l'immagine del magazzino del sale e poi della nostra Torre San Michele, perché è l'esempio di un graduale intervento nel territorio fatto da l'autorità pontificia. La città, ci sono inizialmente dei primi interventi, appunto, come abbiamo detto, manutentivi, e poi la costruzione in riva al mare, prima di poche strutture funzionali per cercare di ottimizzare lo spostamento della linea della costa, quindi avvicinare appunto lo stesso magazzino, lo stesso edificio adatto per la raccolta del sale al mare, perché il commercio appunto del sale avveniva attraverso via mare, e poi di munirlo di una piazza forte, cioè più che piazza forte, diciamo una torre difensiva adatta a respingere eventuali incursioni provenienti dall'Adriatico. In questo momento il pericolo infatti era rappresentato non già dall'entroterra come nei secoli precedenti, ma dalla pirateria degli stati barbareschi, che provenivano appunto dalle coste del Nord Africa per predare e saccheggiare zone come ad esempio la riva italiana, le nostre coste. Abbiamo quindi nel periodo che va tra il 1689 e il 1691 le prime costruzioni. Se andiamo avanti, poi si ha la vera e propria edificazione e progettazione della città nuova, di Cervia Nuova. Te Cristina vorresti aggiungere degli elementi? Sì, scusa, stavo appunto prendendo appunti, nel senso che per esempio una cosa che è sfuggita finora è il fatto che la torre che da noi si è conservata così bene, la torre San Michele, era comunque parte di un sistema difensivo che era sviluppato lungo la costa adriatica, erano presenti torri con una struttura molto simile anche in altre città della costa, anche nostra vicina. È il caso, per esempio, di Bellaria, dove esiste una torre di dimensioni più piccole rispetto alla nostra, ma con una struttura molto, molto simile, ma doveva esserci una struttura di questo genere anche, per esempio, a Torre Pedrera. Erano tutto un sistema di difesa che comunicava probabilmente attraverso l'uso o di corrieri o di segnali luminosi col fuoco. Infatti poi una delle funzioni che assume la torre San Michele in modo abbastanza rapido è quello di essere il primo, sostanzialmente il primo faro di Cervia, perché era proprio sì, sull'imboccatura della città.
Tra l'altro, queste due strutture, cioè la Torre San Michele e il magazzino Torre, vengono costruiti su iniziativa dei tesorieri di Romagna, che erano poi appunto gli appaltatori di tutto il sistema dei dazi qui della Romagna, ed erano anche i primi a essere interessati proprio nella produzione e commercializzazione del sale, perché faceva capo a loro. Tra l'altro, nei patti che intercorrono fra Camera Apostolica, che era sostanzialmente il Ministero delle Finanze dello Stato Pontificio, e i tesorieri, che erano gli appaltatori, quelli di Romagna avevano una notevole parte, anche proprio tutte le parti dei capitoli relativi appunto alla produzione, commercializzazione del sale e ai diritti che detenevano i tesorieri sulla commercializzazione del sale, perché a loro avevano dei grossi introiti proprio da questa cosa. Michelangelo Maffei è uno dei tesorieri che in qualche modo ci crede, crede nella possibilità anche di potenziare e migliorare la produzione del sale facendo questo tipo di investimenti. È una cosa che non tutti avevano fatto, come ho detto prima, a volte ci siamo proprio a livello quasi di economia coloniale, ma qualcuno, che qualche tesoriere un po' più interessato ad avere un approccio più propositivo e a sviluppare un po' la situazione locale, c'è stato, come il caso appunto di Michelangelo Maffei, a quale ovviamente poi è stata anche dedicata in un certo senso la torre, perché la torre appunto San Michele, che ricorda il nome del tesoriere. Quindi la presenza della torre e del magazzino probabilmente sono stati determinanti, perché sono di qualche anno precedente, per la scelta di spostare la città. Però la vicenda è stata anche questa abbastanza complicata, nel senso che non si è arrivati subito a questo tipo di scelta, giusto? Sì, infatti, forse anche la presenza stessa di questi primi edifici sulla costa avevano incentivato gli stessi cervesi che lavoravano appunto per la prima volta fuori dall'ambiente delle saline. Avevano incentivato forse un'idea e una volontà di effettivamente trasferirsi definitivamente sulla costa, perché potevano constatare una maggiore mi sono inzeppolato, vabbè, un migliore tenore di Ci vita, sta, perfetto. un migliore tenore di vita sulla riva, insomma, del mare. Sì, beh, però all'inizio, per esempio, non si parlava di una città come poi è andata a definirsi. No, Qualche infatti. decina d'anni fa sono state trovate queste immagini. Non so se le hai messe nella slide, Sì, possiamo questo vedere. progetto. Questo è il Ok, progetto di questo è Cervia già il che è progetto esatto realizzato, di insomma, Cervia. Però che è abbiamo conservato in queste. Inghilterra. Sì, tra l'altro c'è questa cosa, abbiamo questa dispersione fantastica di materiali iconografici che riguardano Cervia, che si trovano, qualcuno appunto, in questo caso siamo in Inghilterra, e poi abbiamo questa grossa, come posso dire, questo grosso rimpianto di avere invece un importante disegno della città in fase costruttiva che si trova in Illinois. E abbiamo delle difficoltà al momento, ci stiamo provando, ma effettivamente non è sempre facile far capire all'Università dell'Illinois quanto questo elemento può essere invece importante per noi. Però, insomma, i primi progetti che hanno è quello di costruire un gruppo di casette con ovviamente la chiesa. Abbiamo questa immagine, che questa è conservata correttamente a Roma. Dove c'è appunto l'idea di costruire questo gruppo di casette, ma sull'altra riva del Sì, canale. perché appunto c'è un'evoluzione del progetto stesso che prende, diciamo, spunto dalle varie concezioni dell'epoca. Inizialmente diciamo che il progetto ha più una visione, di, tra virgolette, pacifista, perché prevede una città che è sguarnita da opere difensive e posta nell'altro lato del canale, per Forse intenderci aveva in nel. mente qualcosa che sarebbe stato poi un po' il modello di Cesenatico, dove c'è appunto la Ah, può fila delle essere, case, o sì. Borgo Esattamente. Marina, forse l'idea era quella, io. E questo era situato, l'idea era di situare la nuova città nel lato Ravenna, insomma, lato verso Ravenna.
Tuttavia, comunque, prevale un'idea più concreta, un'idea con più i piedi per terra, insomma, rispetto a questo ideale pacifista, perché comunque siamo in un'epoca di estrema anche pericolosità e conflittualità, e di conseguenza prende più campo l'idea di fare di una città, quindi di Cervia Nuova, una città a rocca, a modello quasi di un castrum romano. E noi abbiamo la slide appunto con il progetto della città quadrata dell'architetto Girolamo Caccia. Poi ovviamente non sarà lo stesso architetto che condurrà i lavori fino alla naturale conclusione, però comunque ci dà un cambio di prospettiva e un cambio di concetto. Infatti, rispetto all'assenza di mura, l'architetto Caccia prevede invece una cintura difensiva che non rispecchierà i canoni dell'arte militare del periodo, perché in questo periodo tra il 1600 e il 1700 l'architettura militare prevede per le città una cinta muraria di carattere inclinato per sostenere i bombardamenti di artiglieria. Tuttavia, qui, non essendoci un'esigenza appunto di contrastare un ipotetico nemico proveniente dall'entroterra, non si vede la necessità di investire una quantità rilevante di capitali, e quindi lo stratagemma, la trovata, possiamo dire geniale, di Caccia è di creare le mura tramite le case praticamente. Quindi una cintura di case senza soluzione di continuità che rendono l'idea di una situazione difensiva, di una cinta muraria. Poi ovviamente la cervia quadrata sfumerà nel corso dei decenni, perché da quadrato il nostro quadrilatero diventerà più rettangolare, possiamo dire, per soddisfare altre esigenze, come ad esempio dare una migliore areazione degli spazi all'interno del centro abitato. Ma il modello di forte romano, di accampamento romano, rimane perché la struttura di Cervia Nuova prevede appunto un caseggiato esterno composto dalle case che fanno da muro, in cui dovevano, secondo appunto le linee progettuali, risiedere tra virgolette, la fanteria, quindi i soldati semplici, in questo caso i salinari, che comunque godevano di un certo privilegio perché gli veniva concessa la possibilità di risiedere entro la città stessa, cosa che non veniva affatto concessa ad altre persone, come ad esempio i pescatori o personale bracciantile di meri braccianti, e invece viene riservata la zona centrale del centro abitato ai comandanti, possiamo dire, quindi i ceti alti, i ceti nobili, il clero e i funzionari pontifici. Questa predisposizione naturalmente avrà degli ulteriori ostacoli. Perché se a livello ideale va tutto bene, a livello materiale gli stessi abitanti della città vecchia di Cervia hanno delle rimostranze da fare nei confronti di questa sistemazione, perché temevano un'eccessiva promiscuità tra, possiamo dire, la componente buona, tra virgolette, che nella città vecchia risiedeva entro le mura, e con gli stessi salinari che prima, per la maggior parte, non vivevano dentro Cervia Vecchia, ma avevano dei poderi o comunque delle case nella campagna circostante. E avevano anche uno stile di vita sia anche più stentato, perché ovviamente nella città vecchia, entro la cerchia muraria, ci vivevano le personalità rilevanti del periodo. E sia perché venivano accusati i salinari di avere una moralità un po' differente, possiamo dire. Si crea una conflittualità quindi nel, nell'abitare
abitare, nel far abitare Cervia, che durerà un periodo rilevante di tempo per quanto riguarda, possiamo dire, il Settecento. Ci sono varie proposte, addirittura di segregare i salinari fuori dalla città di Cervia, progetto inizialmente bocciato dall'autorità pontificia, e che tuttavia trova un accoglimento parziale nei decenni successivi con la costituzione del borgo che prende il nome di Saffi, l'attuale Borgo Saffi. Per quanto poi riguarda la costituzione del tessuto urbano di Cervia, è importante sottolineare due elementi. Innanzitutto che, ed è importantissimo ricordarlo, Cervia Nuova viene costruita con il materiale di Cervia Vecchia. Cervia Vecchia inizia ad essere smontata attorno al 1697 e la prima pietra di Cervia Nuova è del 1698. E questi materiali di recupero trovano una particolare collocazione all'interno del nuovo abitato, e lo possiamo vedere nella slide, in cui tuttora nella facciata del nostro palazzo comunale si ha la tavola delle misure che prima era posta nella città vecchia. Non viene smontato tutto effettivamente nella zona al centro delle saline, perché rimane una chiesa, la Madonna della Neve, in cui si ritiene che siano stati tumulati i vecchi defunti, le persone defunte della Cervia Vecchia, e quindi per un rispetto nei confronti dei propri antenati sembra che i cervesi abbiano lasciato lì, appunto, forse anche come testimonianza di quello che c'era prima, l'edificio religioso. L'altro elemento importante da sottolineare è che nel 1700, con questo trasferimento appunto della comunità cervese sul mare, si ha la creazione effettiva di una comunità cittadina della stessa Cervia, di una suddivisione e differenziazione cettuale, perché fino al 1500 e anche nel 1600, diciamo, Cervia aveva mantenuto le caratteristiche di essere città per nome, ma non di fatto. Infatti i cronisti dell'epoca identificavano una comunità dedicata solamente al lavoro in salina. Nel 1700 invece si ha un arricchimento del tessuto sociale cervese, in particolare innanzitutto appianate queste prime divergenze dal punto di vista della costruzione e della sistemazione abitativa, si ha un aumento considerevole della popolazione, perché si passa da circa 500 unità fino addirittura a oltre 3500. E in più vengono riportate dalle testimonianze dell'epoca delle figure professionali differenti rispetto al mestiere di salinaro, come ad esempio la figura del medico, la figura del chirurgo, la figura dello speziale, la figura del predicatore e altre personalità legate alla gestione amministrativa del cervese. Questo può anche essere l'indizio di una formazione, in questo caso embrionale, di un ceto dirigente all'interno della stessa Cervia, che poi si svilupperà in una protoborghesia ottocentesca, che sarà protagonista poi a sua volta, nel bene o nel male, delle vicende del Risorgimento e dell'Unità d'Italia per quanto riguarda questo territorio romagnolo. Okay. E qui possiamo ammirare appunto in una foto degli anni 70 l'assetto definitivo di Cervia Nuova, okay, con il quadrilatero e con a fianco il Borgo Saffi. Perfetto. Io da archivista, da persona che si occupa dell'archivio, mi sono dimenticata di dirlo prima, è che una invece delle cose che i cervesi si sono portati dietro dalla vecchia città è l'archivio.
perché il nostro archivio di Cervia ha come pezzo più antico, come documento più antico, la bolla di Giulio II, di cui prima abbiamo visto un'immagine. Ma poi prende proprio piede dal momento in cui Cervia entra in modo più stabile all'interno dello Stato Pontificio, quindi come abbiamo detto intorno al 1526, e nel nostro archivio abbiamo ancora i libri del Consiglio Comunale, i libri dei partiti e anche alcune raccolte di lettere che sono datate dal 500 e del 600. Infatti, alcuni elementi di questa vicenda sono testimoniati anche dalle carte del nostro archivio. Non tutte, perché anche in questo caso la comunità di Cervia non è stata protagonista della costruzione della nuova città, ma la città è stata costruita appunto per iniziativa e con fondi della Camera Apostolica. Ed è una situazione che si è poi avuto conseguenze, scusate, anche di lungo termine, nel senso che fino ad epoca recente, anche contemporanea, molte città, molte case del circondario non sono di proprietà di privati, ma erano proprietà dei monopoli che gestivano anche le saline, come eredità appunto della Camera Apostolica. Quindi questa vicenda di costruzione della città ha portato anche a una sua particolarità rispetto a quella che è proprio la situazione della proprietà e della gestione della città, dal punto di vista anche fisico e degli edifici, che per molto tempo non sono stati affidati ai privati, almeno per le case proprio dei salinari, ma dipendevano appunto anche in questo caso dall'impegno dello Stato. E questo è uno degli elementi che troveremo più avanti nel tempo, anzi, ha avuto delle ricadute fino a tempi relativamente recenti, insomma. Quindi, Jacopo, direi che insomma, abbiamo fatto una bella carrellata, un bel po' di strada anche oggi, vero? Sì, molto sull'onda dell'entusiasmo e poi arriviamo e arriveremo all'Ottocento, insomma. Va bene. Va Bene, bene. io mi intrometto, rifaccio capolino per ringraziare Jacopo, che è stato Grazie, grazie a voi. bravissimo anche oggi, per ringraziare Cristina che lo ha Grazie. intervistato e supportato, e per ringraziare tutte le persone che ci hanno ascoltato e che se vorranno potranno riascoltarci qui. Sia su Facebook che anche su Instagram, scusate, su YouTube, sul canale YouTube della biblioteca, dove il video verrà caricato. E vi do appuntamento per lunedì prossimo, 26 aprile, stessa ora, 17:30, sulla pagina Facebook della biblioteca, con l'ultimo incontro del ciclo La storia di Cervia per principianti. Per parlare, come ha anticipato in poche parole Jacopo, dell'ultimo pezzo della storia, quello che va dall'Ottocento ai giorni nostri, un periodo brevissimo rispetto a quelli che sono stati trattati nei due appuntamenti precedenti, ma direi un cambiamento copernicano, perché, come sapete, ma non anticipo nulla, si passerà nel giro di meno di un centinaio di anni da un'economia basata sul sale all'economia che conosciamo oggi, che è quella che si fonda in gran parte sull'industria turistica. Per cui aspettiamo curiosi l'ultimo capitolo di questa saga. Arrivederci e grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Buona serata.